è sulle muraglie dell'universo. Questo video ha il titolo Sulle muraglie dell'universo, perché io 10 anni fa avevo pubblicato un video con lo stesso titolo, Sulle muraglie dell'universo, perché mi capita di leggere questo articolo sul Corriere della Sera odierno. Oggi è sabato 7 luglio 2018. Vedete, da Grottaglie, due navicelle porteranno i turisti nello spazio. Vedete? Sì, 10 anni fa, io dicevo che 10 anni fa, in un video dal titolo analogo, Sulle muraglie dell'universo, dicevo che verrà il giorno in cui noi potremo trascorrere il weekend su una navicella spaziale, la quale navicella spaziale potrà portarci sulle muraglie dell'universo, le muraglie, perché dicono tutti che l'universo è finito. C'è anche il grandissimo, potentissimo astrofisico Carlo Rovelli, il quale il grandissimo astrofisico Carlo Rovelli ha scritto che l'universo è immenso ma finito. Il grandissimo astrofisico Carlo Rovelli ha scritto che l'universo è immenso ma finito, cioè è finito, cioè ai confini. Per cui se l'universo ha i confini, i confini saranno ben delimitati, magari ci sarà una grande muraglia, come la muraglia cinese, l'universo avrà delle muraglie che lo contengono. Per cui con queste navicelle, noi potremmo andare sulle muraglie dell'universo e poi con i binocoli, come nel romanzo Il deserto dei Tartari, staremo lì sulle muraglie dell'universo a scrutare quello che c'è fuori, capito? A scrutare quello che c'è fuori, il deserto dei Tartari, guarderemo quello che c'è fuori, al di fuori dei confini dell'universo. Ecco qua, cari amici, vedete, si realizza il mio sogno. Io l'avevo ipotizzato questo sogno una decina d'anni fa, nel mio celeberrimo video, intitolato per l'appunto come questo video qua, Sulle muraglie dell'universo. Potete andarlo a vedere, andate su YouTube e digitate Serafino Massoni, Sulle muraglie dell'universo. Eccolo qua, cari amici, eccolo qua. Turisti potranno, presso un bel binocolo, andranno sulle muraglie che delimitano i confini dell'universo e col binocolo guarderanno quello che c'è al di fuori dei confini, capito? Bene, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.